Ma è dritto perché è storto. dritto. Benvenuti e bentornati sul canale. Allora, questa è la seconda registrazione che faccio. Quindi ho parlato a vanvera, ho parlato da sola senza che nessuno neanche mi registrasse, perché il telefono ha deciso così. Comunque, speriamo di riuscire a fare questo benedetto video. Allora, oggi parliamo di un argomento scottante, cioè di abbronzatura. Benissimo, tutte iniziano a correre, diciamo, ai ripari, mangiando come se non ci fosse un domani carotenoidi, cioè tutti gli alimenti che sono arancioni, quindi si fanno centrifugati di carota, zucca e quant'altro. Benissimo, non serve, è un emerito tubo perché non ha niente, proprio niente a che fare con l'abbronzatura. Comunque, i carotenoidi appunto si vanno a depositare sulla nostra pelle e la colorano di un giallo arancione. Però, se vi piace, per carità del cielo, fatelo pure. Sappiate che non è che andate ad aumentare la vostra abbronzatura, ma semplicemente andate a colorare la vostra pelle. A me personalmente, perché non piace l'aranciato giallastro come quello delle lampade, quando uno si fa le lampade, purtroppo si vede perché diventate arancioni. Tanti piccoli umpalumpa. Comunque, gusto personale ovviamente, e quindi inutile scofanarsi di carotenoidi perché non servono a nulla. Oltretutto, comprate anche degli integratori. Bene, sia gli integratori, sempre se vi piace quell'effetto. Ma chi è il vero responsabile dell'abbronzatura? Benissimo, sono le melanine. Ho detto bene le melanine perché si usa comune dire melanina, ma ne sono tante le melanine. Le due più importanti sarebbero l'eumelanina, che appunto dal greco eu significa buona ed è quella scura, e la feomelanina, che è quella rossa. Cosa fanno le melanine? Le melanine fungono da protezione, proprio perché l'abbronzatura è una protezione naturale della nostra pelle, che ci aiuta proprio a proteggerci, perché nel momento in cui noi ci esponiamo al sole, per il corpo non è normale, cioè sa benissimo che ha bisogno di essere protetto, e quindi entrano in gioco loro che vanno ad abbracciare i cheratinociti in modo tale da proteggere il DNA che è al loro interno. Quindi questo avvenimento è meraviglioso. Infatti, poi ci sono due tipi di persone: c'è chi si abbronza molto e diventa comunque più scuro, e appunto è proprio perché produce più eumelanina, proprio perché ha più eumelanina. Mentre chi diventa rossastro, quelle persone che tendono a bruciarsi, a scottarsi e poi a tornare bianche, è perché in realtà hanno più feomelanina. Purtroppo contro questo non si può fare nulla, è così e basta. Cosa ci può aiutare? Intanto, ragazze, mettete la protezione solare, mettetela, vi prego. So che tante di voi sono contrarie, non so per quale motivo, ma applicando la protezione solare non è vero che non vi abbronzate, vi abbronzate. Perché non esiste una cosa che non ci fa abbronzare, proprio perché è una reazione normale del corpo, ma semplicemente ci aiuta e ci ripara dai raggi UVA, UVB ed infrarossi che fanno malissimo. E quindi applicatela. Io feci già precedentemente un video dedicato proprio alle protezioni solari, quindi se ve lo siete perso, andatevelo a vedere. Cioè, non esiste la protezione solare 15-20, c'è la 50. Intanto tra la 30 e la 50 cambia l'1%, quindi cosa significa? Che l'1% di raggi UVA e UVB passa. La differenza è questa, quindi è veramente una stupidaggine, è comunque
questione di marketing, diciamo così. Poi la 15 e la 20, ma non sono una protezione, cioè andate al mare senza protezione perché prendete in giro voi stesse e il vostro portafogli. Quindi o vi mettete la 30 e la 50 o potete benissimo anche non metterla. Poi, altro consiglio, proteggete sempre il viso. Negli ultimi tempi, purtroppo, tante di voi combattono con le macchie. Perché spendere soldi per poi andare a contrastare queste benedette macchie quando si possono benissimo prevenire applicando la protezione solare? Io personalmente e qualcun'altra di voi sicuramente che ci tiene, iniziamo ad applicare la protezione solare viso da aprile, cioè quando già il sole, cioè le belle giornate durano anche di più e sono più presenti. Io personalmente, se so anche durante l'inverno che vado a fare una domenica con bel tempo, una passeggiata, prendermi un caffè al mare, io la metto anche, che ne so, a dicembre, gennaio, proprio perché ho il terrore delle macchie. Quindi le prevengo, insomma. Invito anche a voi a farlo. In più, ricordo sempre, non smetterò mai di dirlo, che il sole e l'esposizione solare sono la prima causa di rughe, le famosissime rughe attiniche, sono proprio quelle solari, perché cosa fa? Il sole colpendo la nostra pelle degrada il collagene, lo degrada proprio, quindi noi l'ascesa a valle è un pochino più precoce. Quindi, onde evitare tutto ciò, applicate protezione solare e un buon idratante quando tornate dal mare, ad esempio un acido ialuronico, una bava di lumaca, ottimo. E nulla, io spero di essere stata più o meno chiara nella spiegazione. Qualsiasi dubbio o domanda, ponetemela che io vi rispondo, sono molto molto felice di dare più informazioni possibili al riguardo. Detto ciò, allora abbronziamoci applicando la protezione totale tutta l'estate fino a che non finiamo di andare al mare, per aiutare poi l'abbronzatura ad essere più uniforme e luminosa. Consiglio sempre di fare uno scrub almeno ogni 15 giorni, in modo tale che lo strato di cheratina, che comunque poi è fatto di cellule morte, ricordiamo sempre, lo andiamo a rimuovere, in modo tale che l'abbronzatura non viene a macchie, ma in maniera molto molto uniforme e più duratura nel tempo. Lo so che può sembrare assurdo che tanti di voi hanno paura di fare lo scrub in estate perché toglie l'abbronzatura, ma come abbiamo detto, l'abbronzatura non è sull'epidermide come quando assumiamo carotenoidi, ma è proprio all'interno, quindi assolutamente non viene rimossa l'abbronzatura, anzi viene molto più luminosa e duratura. Cioè, se io vi facessi vedere le mie chiappe, io ancora ce le ho abbronzate, io ho sempre lo stacco del costume, anche se sono molto chiara, tutto l'anno. Proprio perché prendo l'abbronzatura in questo modo. Poi, oltretutto, non scottandovi, perché quando non mettete la protezione, purtroppo vi scottate e poi vi spellate, il processo ricomincia da capo. In quel modo voi non avete mai un'abbronzatura fatta bene, ma è come se doveste sempre ricominciare da capo. Invece, se vi abbronzate applicando appunto la protezione e facendo degli scrub, non vi spellate, non vi bruciate, quindi il processo non ricomincia da capo, ma avete un'abbronzatura molto più duratura nel tempo, è proprio bella e luminosa, si vede che è uniforme e la pelle invecchia anche un po' più in ritardo, diciamo così. Quindi ottimo per mantenere l'abbronzatura, lo scrub e la crema dopo sole, ricordo sempre. Perché la pelle deve essere molto molto idratata, proprio perché il sole comunque tende a disidratarla. Infatti io per il viso consiglio anche sempre di portarvi nella borsetta le mist da spruzzarvi più o meno ogni 2 ore sul viso, che contengono comunque dell'acido ialuronico e poi magari ben venga anche delle vitamine, che andiamo a perdere tante vitamine, oltre che il sole ci risucchia. E quindi dopo una bella doccia,
creme, oli, come se non ci fosse un domani, in modo tale da idratare molto bene la pelle, far sì appunto che non si spelli, non si screpoli, in modo tale che l'abbronzatura viene pazzesca. E nulla, i miei consigli sono questi, spero che vi siano di aiuto e soprattutto di aver fatto un pochino di chiarezza. Bacio a tutti!